Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, è chiaro: in Campania rimarrà obbligatorio l'utilizzo della mascherina in alcuni luoghi di lavoro. Nel corso del punto con la stampa, il presidente De Luca ha infatti sottolineato che rimane obbligatorio l'uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine e per chi serve i piatti a tavola. Mi sembra doveroso, ha detto, avere la mascherina. È un evento di prudenza per chi sta in un ristorante o in cucina o va a servire al tavolo. È davvero irresponsabile avere un cameriere che non porta la mascherina. Basta uno starnuto per avere la diffusione del contagio. Lo ripeto ancora una volta, aggiunto De Luca, sia per le varianti già conosciute sia per altre varianti che stanno emergendo, non sensibili ai vaccini attuali. Dobbiamo fare attenzione per evitare che poi fra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Le case farmaceutiche stanno lavorando in questa direzione, una sorta di vaccino come quello anti-influenzale. La mascherina sarà obbligatoria anche all'interno dei negozi e dei supermercati, aggiunto De Luca. Diciamolo soprattutto ai ragazzi, che potrebbero avere la sensazione di essere poco moderni. Mettetevi la mascherina anche quando passeggiate sul lungomare, nei luoghi di assembramento manteniamo la mascherina.